The Wild di Renzo Grottesi si è aggiudicata la quinta edizione della Coppa dei Campioni Trofeo Italia Yacht disputata a Trani. Siamo a zona San Filippo, zona industriale di Porto Sant'Elpidio, una città in crescita con un bravo sindaco Massimiliano Cerpella che da poco sta cercando di rilanciare questa splendida realtà di Porto Sant'Elpidio, una città che è stata sempre schiacciata tra Civitanova, Porto San Giorgio, ma alla fine Porto Sant'Elpidio c'ha le carte per le sfide mondiali come Renzo Grottesi, Sant'Elpidio o Porto Sant'Elpidio? Allora, mentalmente cresciuto, nato e vissuto e mentalmente con il cuore a Sant'Elpidio a mare, poi la realtà... Che zona? Che contrada? Io sono nato esattamente in via Tevere 15. Sant'Elpidio non è una grande cittadina, però insomma... L'imbocco, diciamo, della città, mi pare. L'imbocco della città. Era... poi... Fondamentalmente è stato motivo un po' di chiarimento il giorno della premiazione, perché la via Tevere è la via che collegava al porto, la via vecchia Porto, che è ancora oggi esistente, e sbucava alla Porta Marina, le tre porte principali di Sant'Elpidio a mare: Porta Canale, Porta Marina e Porta Romana, quindi portava al mare. Quindi quello è quello che è stato motivo un po' di chiarimenti il giorno, diciamo, dell'assegnazione del trofeo, diciamo. Comunque sono due città che sono legate da una storia comune e che ovviamente anche le amministrazioni sono molto vicine. Sì, diciamo, sotto due territori legati storicamente da tanto tempo, poi come sempre, diciamo, la storia fa il suo percorso, fa le sue soluzioni, le sue cose. Il futuro, diciamo, di questa bella passione, diciamo, ricordiamo, campionati europei a Trani, con questa barca che si chiama? Si chiama Big Wild, è uno sguardo... Essere selvaggi. Essere selvaggi, Big Wild. In the beach, in the seaside, nel mare, cioè essere... In the sea. Ovviamente nel mare. Beh. Una bella barca che qualche volta ha, diciamo che c'ha un equipaggio fantastico. Quanti siete? 8, 9? Ne siamo esattamente 11 persone a bordo. 11 persone a bordo. 11 persone. Ognuno con un ruolo precisissimo e accuratissimo. Accuratissimo e assolutamente. Sono, quindi la, squa- la squadra molto la messa... Ragazzi molto bravi, sì. Giovani... Di dove sono originari? Ho visto gli esari, tutti di qui? No, ci sono gente di Civitanova, ma altrettanti di Bari, di Napoli, mare. Di Genova, Roma, di Pescara. Sono, diciamo, tutti cosmopoliti, ragazzi, tutti cosmopoliti, cosmopoliti. Sì, sì, sì. Ecco, quindi il comitato di stazza... Una volta ti fece un po' arrabbiare, mi sbaglio? Sul peso della barca. Fu esattamente prima del Mondiale di Trieste a Monfalcone all'Italiano, dove non so perché o per cosa trovarono la barca leggermente più leggera e quindi non subì una squalifica, bensì mi fecero un ricalcolo sulle, diciamo, posizioni. Sulle posizioni. Però restasti al terzo posto. Restai, mi sembra, al terzo, quarto. Fu un motivo un po' di attrito, una cosa. Volevi però, chiarezza. Però poi io ripresi la rivincita, perché esattamente 15 giorni dopo, con la stessa barca, senza fare niente, e vinsi il mondiale a Trieste nel 2017, mondiale Orca. Che pesa quanti chili? La barca pesa esattamente 7750 chili, più o meno. Quindi il comitato di stazza ha certificato questo. Purtroppo il sistema vede in un modo, legge in un modo. Non... Comunque li stima gli stazzatori. Come? Li stimi gli stazzatori? Sì, sì, ho un bellissimo rapporto. Loro d'altronde fanno il lavoro loro. Purtroppo. Ma ci vogliono, ci vogliono. Succede qualcosa. Adesso non è che voglio andare a sindacare, perché, come ripeto, la rivincita l'ha presi 15 giorni dopo con la stessa identica barca, senza effettuare nessuna modifica. Mi hanno girato un certificato nuovo. Vinsi il mondiale a Trieste. E quindi per me fu come un riscatto. Una passione che nasce fin da bambino. È una passione che nasce, sì, fin da bambino, perché poi la verità, noi di Sant'Elpidio
siamo legati al mare, tutti. Certo. Cioè, il mare lo vediamo tutte le mattine. Il nome stesso, il nome stesso. Facciamo, il 90% delle persone di Sant'Elpidio al mare vedono il mare tutte le mattine, perché poi è qui, vicino. Non è che tante volte, sai, noi abbiamo la fortuna di abitare tutti quanti, chi più chi meno, in prossimità del mare, perché anche voi, tipo Civitanova Alta, è lì. Anzi, pensiamo a paesi tipo Bologna o tipo Milano che impiegano 3 ore, 4 ore per andare al mare, quindi già si vede la differenza. Che il mare, sì, abbiamo un grandissimo rapporto. Comunque resta fermo la grande passione che ti ha portato a questi risultati, campionato d'Europa, Trani, e ovviamente quanti campionati del mondo? Allora, il campionato ho vinto, diciamo, tutti i 3 titoli che penso che qualsiasi armatore voglia vincere. Ho vinto il campionato italiano nel 2016 a Palermo. Ho visto. Poi ho vinto il campionato del mondo a Trieste nel 2017. Poi ho inseguito il titolo europeo in 2 edizioni. Una edizione a Capri, che lo mancai per poco, perché mi ricordo che facemmo 3°, se non vado errato, sì, 3°. E poi l'altra edizione che feci, no, adesso non ricordo, e poi alla fine sono riuscito di già andare a segno quest'anno a Malta. Bellissima isola. Bellissima isola, c'è sempre vento, quindi si è regata tranquillamente. Abbiamo avuto sfortuna e fortuna, perché poi alla fine qualcosa ce l'ho, un pizzico di fortuna occorre sempre in qualsiasi cosa. Renzo, per chi non è un appassionato di questo sport, il tuo ruolo esatto in barca qual è? Ma sai, negli anni ho fatto tante cose, perché quando ho iniziato all'inizio con l'altra barca, sì, facevo il timoniere, facevo la randa e facevo tutto. Poi negli anni ho fatto la randa su Big Wild, e poi negli ultimi tempi adesso sono l'armatore, vado in barca e ho tutti i ragazzi giovani, che poi il tempo, l'età, un po' come tutti gli sport, dare le sue dimensioni. Lo Stato potrebbe intervenire sostenendo qualche amante di questo sport che magari non ha la possibilità? Lo Stato è sempre presente, perché esiste la FIV, che è la Federazione Italiana Vela. Federazione Italiana Vela, che in questo momento ha un presidente veramente efficiente. Si chiama? Francesco De Torre. Di dov'è? Lui, se non vado errato, originario di Pescara. Ortona, abruzzese. Sì. Diciamo vicino a noi. È molto, diciamo, sensibile, molto vicino. E potrebbe essere anche una, sì, certo, una bella figura per il vostro meraviglioso sport, che nasce dalla grande passione, chiaramente, che bisogna coltivarla, però non è facile, perché poi l'impresa, diciamo, bisogna togliere un po' di tempo alla ditta, se uno c'ha una ditta come te. Sì, va bene, bisogna togliere del tempo al proprio lavoro, però, come ripeto, ben investito. Diciamo che il tempo è giusto per il lavoro, è giusto anche per queste passioni, perché tante volte, sicuramente, io da un punto di vista organizzativo in azienda sono abbastanza, diciamo, un po' fortunato, perché ho mio fratello che lavora con me, quindi riesco a prendermi del tempo, riesco a dedicarti. Poi la verità, ci passo molto tempo, il sabato, la domenica, amo molto mettere a punto la mia barca da solo. Che attualmente dove... Attualmente la barca è dai cantieri ICE di Civitanova, dai cittadini. E posso dire il club Vela di Civitanova, a cui io appartengo, è un club con tanti giovani ragazzi, tanti sicuramente futuri velisti importanti. È sempre stato. Storicamente il club Vela di Civitanova, se in fondo mettiamo, diciamo, guardiamo la storia, se pensiamo ai famosi Paul Cagliard, oggi ormai un leader mondiale, in fondo è nato con il club Vela di Civitanova, con Nitissima, era a bordo quando lui era ancora un ragazzino. Poi negli anni
Negli anni ci sono stati tanti campioni, campioni del mondo, campioni europei, campioni italiani. Renzo. Diciamo che il Club Vela Civitanova, storicamente parlando, non ha niente a invidiare ai migliori club forse velici italiani. Una domanda viene spontanea. Sì. Se il sindaco Ciarpella, nuovo sindaco di Porto Sant'Elpidio, ti chiede di fare un club vela a Porto Sant'Elpidio di spessore, non dico come Civitanova che c'ha più storia, ma ecco, per rilanciare un club vela importante, accetteresti come presidente? Ho difficoltà, perché forse sono bravo in tante altre cose, forse in quelle cose non lo so se riuscirei. La fortuna ci ha accompagnato sicuramente. E siamo estremamente felici e orgogliosi del risultato complessivo.